Bene, siamo qui, siamo partiti. Grazie per essere qui, siete già in molti in diretta. Vi invitiamo a condividere questa diretta, a sedervi, a prendervi questo tempo per voi, perché in questa ora e mezza che passeremo insieme cercheremo di affrontare, a nostro avviso, delle domande semplici ma radicali. Questo sarà l'obiettivo di oggi. Trovare delle domande molto semplici ma che ci riguardano nel profondo. Noi crediamo che questo tempo sia così doloroso proprio perché la cultura dominante non sa porsi domande all'altezza dei tempi. Questa cultura si accontenta di domanducce, di domande di secondo, di terzo, di quarto ordine e ci fanno morire in questa mancanza di ossigeno, in questa chiusura di cielo. Ecco, il cielo è porsi domande alte, domande che ci facciano anche tremare, che ci facciano paura. Allora, la domanda da cui vogliamo partire oggi è: che fine ha fatto la rivoluzione? Sentite mai in prima serata, non lo so, sulla 7 questa domanda? Sentite mai, non lo so, Crisanti o un giornalista qualunque che risponde a questa domanda che gli viene posta: ma che fine ha fatto la rivoluzione? Immaginate voi che ghiaccio si creerebbe in studio. La rivoluzione. Ma qui, quale rivoluzione? Qua dobbiamo pensare a rimanere vivi. E in parte è anche vero. Ma noi crediamo che è vero che dobbiamo rimanere vivi su un piano biologico, ma dobbiamo rimanere vivi anche su un piano spirituale, che sappiamo quanto sia fondamentale anche per rimanere vivi su un piano biologico. Ecco, noi oggi vogliamo ridarci vita su un piano spirituale. E quindi che fine ha fatto la rivoluzione? Ecco, in questo piccolo intervento che farò ora, prima di far salire sul palco i nostri ospiti, è spiegarvi un po' questa domanda, che molti ci hanno detto: ma qui non capiamo, ma che rivoluzione, di che rivoluzione stiamo parlando? Ma perché c'è stata una rivoluzione? Ecco, noi crediamo, ma non solo noi, è un po' l'interpretazione che dà tutta la grande sociologia e politologia mondiale, è che nell'ultimo decennio, quindi dal 2010 al 2020, abbiamo assistito ad una grande ribellione dei popoli contro le élite che hanno governato questo mondo negli ultimi 40 anni. Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad una ribellione, ad un vaffa, diceva Beppe Grillo, contro le élite globali, finanziarie, della globalizzazione dell'1%, che ha aumentato le disuguaglianze, ha creato un'Unione Europea iniqua, ha creato una politica autoreferenziale spesso corrotta, ha creato una cultura collaborazionista e compromessa, mediocre, che non poneva domande alte, ma si accontentava di raccontare la palude, si accontentava di sguazzare nella mancanza di ossigeno in cui siamo. In un decennio, appunto, in cui le classi dirigenti non hanno saputo dare ascolto a questo grido di protesta. Ecco, in questi ultimi 10 anni abbiamo visto tanti fenomeni in Europa, in America, nell'intero Occidente, di ribellione. Vi ricordate Syriza nel 2015, il primo grande tentativo di contrastare questo pilota automatico finanz capitalista, neoliberista, che guidava e che per certi versi guida tuttora l'Unione Europea. E poi abbiamo visto fenomeni come Podemos, come Mélenchon, come la Le Pen, per non parlare della Brexit, per non parlare di Trump, per non parlare del Movimento 5 Stelle, che nel 2018 ha preso 11 milioni di voti, il 33% circa dei voti, per rappresentare in un modo nuovo, e cercheremo di capire qual è stata anche la specificità del Movimento 5 Stelle rispetto a tutti questi fenomeni globali, per cambiare pagina, no? Per cambiare il governo del cambiamento. Ecco, questo è successo in questi ultimi 10 anni. E l'Italia, devo dire, è stata un laboratorio incredibile di questo tentativo. Perché l'Italia, più degli altri paesi, era stata vittima di un'ideologia neoliberale, cieca, e le classi culturali si erano resi ancora più responsabili di un silenzio e di una collaborazione con questa direzione tecnocratica. Quindi l'Italia, come luogo forse il peggiore del dominio neoliberista, ma anche il primo tentativo di un governo, quindi di un'amministrazione,
che tentava una via diversa. E allora questa è la rivoluzione di cui parliamo. E ci chiediamo, ma in 3 anni, dal 2018, cosa è successo? Cosa è successo dal 2018? Questo tentativo che, come ho cercato di spiegare, aveva radici lontane, aveva radici addirittura in decenni passati, si è, come dire, consumato in 3 anni? Cosa stiamo vedendo ora? Stiamo vedendo un ritorno all'ordine. Stiamo assistendo a una controffensiva restauratrice, vendicativa e spietata, una rappresaglia delle forze della separazione, che vogliono mettere al bando ogni desiderio trasformativo, lo vogliono escludere, lo vogliono fare fuori, e vogliono fare di più, vogliono fare una damnatio memoriae di tutto questo, ce lo vogliono far dimenticare, toglietevelo dalla testa di immaginare un mondo diverso da quello che vi vogliamo dare noi. Era tutto un errore, ragazzi, ma che avete capito? Era tutto un abbaglio, era tutto una misperception, si dice, no? Avevamo una percezione sbagliata, era una reazione adolescenziale, ignorante, erano fake news. Ora siamo ritornati noi, i maestri dell'informazione, della politica, vi dovete stare tranquilli che noi gestiamo le cose. Questo stiamo vedendo. E spesso le forze che dovevano farsi testimoni e dovevano aiutarci nel mantenere questa posizione si sono rese le più silenziose alleate dei mostri e dei draghi. Ecco ragazzi, questo vogliamo chiederci noi. Era tutto un errore? Era tutto finto? Era tutta una misperception? O dentro questo fenomeno, nella loro ambiguità, nei suoi errori, nelle sue contraddizioni, c'era un fondo di verità? C'era un fondo di verità? C'erano delle istanze, delle esigenze, delle urgenze, delle impellenze che ancora oggi sono lì e non vengono assolutamente toccate e che quindi aspettano solo che qualcuno le prenda, le colga, le dia voce e dia rappresentanza a questa esigenza di cambiamento che credo che sia in tutti voi e in tutti noi. E fatecelo sapere, scriveteci nei commenti se quello che noi cerchiamo di fare corrisponde alle vostre esigenze o se siamo semplicemente magari dei pazzi come degli ultimi residui giapponesi nella foresta e invece eravamo tutti tranquilli. Fatecelo sapere così magari evitiamo follie isolate. Bene ragazzi, questo vogliamo trattare oggi. Vogliamo trattare questa domanda. Di che rivoluzione stiamo parlando? Qual è la rivoluzione che dobbiamo immaginare per il futuro? Su quali parole d'ordine? Su quali esigenze? Su quali nuove aggregazioni?